Now, do you remember at the top of the show, I showed you how to double a waiter's tip? Now, how did we do it? Nothing up the sleeves, I promise you that. 1, 2, 3/4. All you do is pull them toward yourself, right, like so, and turn your hand over, and there are 6/4. It's not very difficult if you happen to have a bar of soap and arrive at the table beforehand and merely shave a little piece off, like so, press it on the coin, and stick it under the table. But it will slide off into your hand quite easily. Try it, it's fun. Our time is just about up. I hope you'll be joining us again for more magic, but until then, goodbye, Jenny. Goodbye, Joni, and goodbye to you. Napkins unattached, obviously unattached, but you put them together and you throw them up in the air, and what happens? Ha-ha, miraculously, they are joined. How do we do that? We'll let you know at the end of the show. But now, let's watch our first magician and some magic that you have to see to believe. From Spain, Dr. Ballister.
business with publicity stunts. Now, one stunt was for the magician to drive a car through the town blindfolded. Kudabucks, known as the man with the X-ray eyes, was a master at this. His eyes would be covered with half dollars, then bread dough, then a black cloth. He was still able to drive through the town and even stop on the way to back the car into a parking space between two other guys. Some people can't do that with their eyes wide open. I think you'll like the next magician we have coming up now. From England, Ali Bongo. From Denmark, O Emperor. From the United States, Lee Edwards. Thank you.
We are now sitting in one of the theaters at the Magic Club, and you just saw a pair of hands perform what we call a card fan. But one of the most remarkable magicians who ever lived was a man named Matthew Buckinger. Now, Buckinger was known as the little man of Nuremberg, and with good reason. He was only 29 inches high, and he had neither hands nor legs. But in the late 17th and early 18th centuries, he mastered many feats of magic, cups and balls, tricks with birds, and performed successfully in public both in Germany and England. And that he accomplished not by magic, but by determination. The next magician on our show has also performed in Europe and with great success. From Germany, Jan Terrell. Thank you.
in the Houdini room of the Magic Club with some of Houdini's souvenirs. Now, most people know October 31st only as Halloween, but it is also the day that Harry Houdini died. The date has been designated as National Magic Day, and the Society of American Magicians holds a ceremony each year on that day in memory of the man whose name is synonymous with magic. Let's watch our next magician. From Hungary, Anisha. People don't realize it, but magicians have been credited with some very noteworthy inventions. The first practical parachute is attributed to the work of a magician named Garnerin, and John Neville Maskelyne, a British magician, patented and sold coin-operating vending machines. Now just think how helpful it would be to have a magician around the next time you put a coin in a vending machine and nothing comes out. Now let's get on with the show. Our next attraction is one that we are proud to present. From France, Alpha. Thank you.
Japan, Shimada.
at the beginning of the show, I showed you a one-handed cut. Now, I'm going to show you how to do it. It's not easy. It does take a lot of practice, but practice makes perfect. When you hold the cards, hold them between the tips of your fingers and your thumb. Release the bottom pressure of your thumb so that half of it falls down. With your forefinger, you push it away underneath the deck and fold it over the top like so. I'll do it one more time just so you can see it. But from now on, you'll have to practice it and pick the cards up off the floor yourself. Well, it seems like it's time to wrap up the show, so until next time, goodbye, Jenny. Goodbye, Joni. And goodbye to you. Los fedese Johnny Lone. E dall'Inghilterra, Godfrey Atkins. Ora ecco a voi Billy Bixby. Salve, benvenuti nel meraviglioso mondo della magia tra i maghi che vi faranno assistere alle cose più sensazionali. Abbiamo anche qui qualcosa di sensazionale. Johnny, il pianoforte magico, vero Johnny? Che cosa suoni? Vuoi che io suoni con te? Io non suono da quando ero bambino, ma ci proverò. Sì, ha del talento, ma lo sapevamo. A proposito, ho qualcosa che vi piacerà provare da soli a casa. È un piccolo gioco per voi che adesso vi mostrerò. State a vedere. È abbastanza semplice, vi servirà un po' di zucchero. Basteranno due o tre zollette, sì. Primo, mettete nel piatto le tre zollette. Dovrete tenerle l'una vicino all'altra, come vedete. Dovete reggerle tra due dita così. L'idea è quella di far cadere la zolletta di centro così, ma senza toccarla e senza che voi stacchiate le vostre dita. Guardate ora, è caduta. Come ho fatto? Bene, ve lo spiegherò alla fine della puntata, poi lo farete da soli. Dunque, diamo inizio allo show e guardiamo lo spettacolo. È un artista brillante. Dagli Stati Uniti, Wayne, lo stregone.
ancora dagli Stati Uniti, Diana. Dalla Francia, Jean Rigel. Ci troviamo adesso sul palcoscenico di un teatro del Magic Club. Harry Blackstone era famoso non solo per le sue illusioni straordinarie e i trucchi, ma anche per la sua freddezza e la calma di uomo. Per esempio, si esibiva una notte al Decatur nell'Illinois e l'assistente gli disse che andava a fuoco un locale dietro di lui. «Che cosa vuoi fare?» disse. Non si poteva certamente creare il panico. Blackstone annunciò il suo trucco. Era troppo grande e difficile per quel piccolo locale e quindi pregò tutto il pubblico di andare in strada. Quando il pubblico uscì e il locale fu evacuato, rassicurato andò anche lui in strada e si mise a guardare i pompieri. Così salvò da quell'incendio tantissima gente che altrimenti di certo sarebbe morta bruciata. Cosa si vuole di più da un mago? Ma noi adesso dobbiamo continuare e quindi voglio presentarvi un altro mago. Dalla Francia, Suiton. Thank you.
dall'Inghilterra, Bob Swalvin. Dagli Stati Uniti, Lee Edwards. Poiché ci troviamo nella sala del Magic Club, dove si servono le cene, vorrei farvi sapere che a Londra, nel Settecento, esisteva uno strano uomo che intratteneva il pubblico ingoiando davvero dei sassi. Dopo aver finito il pasto, faceva sentire a tutti i sassi che si muovevano nello stomaco, stupendo e divertendo. Oggigiorno a pochi maghi piace mangiare dei sassi. È preferibile nutrirsi con moderne buone diete. E purtroppo non c'è più nessuno a cui piace ingoiarli. Adesso i maghi fanno ben altro. Ed è difficile da crederci. Ora dall'Italia, Maxim! Thank you.
dalla Svezia, Johnny Long. Terra, Geoffrey Hawkins.
Regia Toreno. Dall'Italia, Tinardi. Ancora dall'Italia, Maxim. Ancora un olandese, Ger Kapter. Dall'Inghilterra, Tupper Martin. L'americano Lee Edwards. Un altro italiano, Lorcia. E dal Giappone, Azu Atta. Ora è qua voi Bill Bixby. Salve e benvenuti nel meraviglioso mondo della magia. Stiamo per assistere ad alcuni incredibili esperimenti realizzati da maghi di tutto il mondo. E qui al Magic Club abbiamo Jenny, la nostra canarina soprano, e Johnny, il piano magico. Salve, Johnny. Ma che cos'hai oggi? Che succede? Sei su di note, mi pare. Sì, io amo un piano. Tu ami un piano? Penso che sia meraviglioso. Sentito, Jenny? Johnny si è innamorato di un piano. Ne sarai felice anche tu. E tu che fai? Cerca un innamorato per te, ti servirà un canarino. Bene, adesso vi vorrei mostrare un gioco, un ottimo gioco, proprio per voi. Quindi ora state bene attenti, perché dovrete imparare subito. Io non so se voi sapete giocare un poco a carte, ma esiste una regola a poker, bisogna sapere con chi si gioca. Ora immaginiamo che io giochi con una persona alla mia sinistra, d'accordo? Bene, dunque, ha iniziato con due assi, però accanto c'è una carta non buona. Quindi, se ora guardate attentamente, vedrete che la maggior parte di queste mani non sono troppo buone, sebbene il mio partner abbia due assi. Probabilmente questa non è una mano vincente. Ricordate che avete dei partner. Questo è molto importante per voi. Così, quando vi mettete a giocare, dovete sempre sapere chi è che inizia il gioco. Ora, mentre io metto le carte, potreste scommettere. Vi consiglio di stare attenti, perché potreste anche scegliere il gruppo di carte sbagliate. Non vi lasciate ingannare. Io ho preparato 5 gruppi e guardate come li ho disposti. E dalla mia sinistra è apparsa una scala reale. Prima che il programma termini, vi spiegherò il gioco. E intanto guardate questo famoso mago. Vedrete, vi farà divertire. Sono sicuro. Dall'Olanda, Fred Keps.
Dalla Norvegia, Toreno. All'Italia di Nardi. Dall'Italia, Maxim. All'Olanda, Ger Kapper.
dall'Inghilterra, Tupper Martin. Dagli Stati Uniti, Lee Edwards. Alcuni presidenti, incluso il presidente Lincoln, sono stati intrattenuti da famosi maghi del loro tempo. Alexander Herman stupì il presidente Grant facendo apparire dei sigari durante una cena. Ed Howard Thurston intrattenne alla Casa Bianca il presidente Coolidge e sua moglie. Il presidente aveva un orologio che il nostro mago ridusse letteralmente a pezzi. La moglie fece scomparire questi pezzi. Dopo qualche giorno qualcuno portò un pane in cucina e la signora, affettando il pane, che vide, c'era dentro l'orologio e in ottime condizioni. Ma ecco il prossimo mago. Sono sicuro che vi piacerà. Dall'Italia, Loggia.
arriva dal Giappone Azuo Ata. Ricordate, all'inizio dello show parlavamo di come ottenere la scala reale, una scala che vada ad un partner. Bene, state attenti, ora per prima cosa, quando mischiate le carte, attenzione che la scala reale rimanga sopra il mazzo. Cosicché avrete sempre di sopra la scala reale. Questo è la chiave di tutto il segreto, dunque a scopo dimostrativo adesso io voglio farvi un esempio. Comincio a sinistra e distribuisco tutte le carte ai 5 giocatori al tavolo, però seguitemi. E fate bene attenzione. Vedete? Continuerete a dare le carte ai giocatori sino alla fine e a questo punto riprendetele da destra. Prendete il primo gruppo. Così. Vedete come sto facendo, come le metto? E le vado a posare sopra l'altro gruppo, poi sull'altro e ancora e di seguito, poi ancora su queste e adesso su queste. Ed ora cominciate a dare le carte. Farete così, come prima. Avrete il partner alla sinistra. Lui conosce quello che fate. Sa che avrà la scala reale e siete avvantaggiato, perciò starete tranquilli. Chi avrà queste carte, queste, queste o queste, andrà male. Perché? Perché ecco la scala, è qui a sinistra. Dunque, avete capito? Bene, potrete provare a casa. Quindi, adesso la nostra trasmissione sulla magia termina. Un ciao a Jenny, un ciao a Johnny e un saluto per voi. All'Inghilterra, Ali Bongo. Ancora un inglese, Valer. Dalla Germania, Teghi. Dalla Francia, Jean Senna. Un altro francese, Jean Rigel. Ancora un mago dal sud della Francia, André Harvey. Ed ora dalla Francia del Nord, Fox. Ed ora, signore e signori, Bill Bixby. Amici, vi saluto. Dei trucchi straordinari si stanno preparando per voi da parte di alcuni fra i più famosi maghi. Benvenuti quindi al Magic Club. Sono lieto di vedervi. E ne è felice con noi anche Johnny, il magico piano. Ciao, Johnny.
Soltanto poche note, dovresti conoscere parecchie canzoni, a quanto mi risulta. So che ne conosci anche di sconosciute che nessuno di noi ha mai sentito. Mi piacerebbe sentirne qualcuna, lo farai, vero? È vero? Bene, canzoni sconosciute. Amleto era un principe malinconico, vuoi dire? Questa la conosco benissimo. Prova a suonare Free Trade and a Misty Moon. Tu sei speciale, ora ho capito, suonano un'altra. I got a pain in my sawdust. Vuoi sapere cosa facciamo ora? Mettiamo tutte le note insieme, poi suoniamo... Amleto era un principe molto triste perché la fosca luna lo spaventava e le pene altrettanto. Molto bene. E tu come stai, Jenny? Ah, ripeti, prego. Oh, vedo che stai bene. Dunque, guardiamo ora una piccola magia, qualcosa che potrete poi fare da soli. Non abbiamo bisogno di nessun tovagliolo, però ci servirà adesso qualche scatola di fiammiferi, di quelli molto comuni. Questo è proprio un bel gioco, perché potrete farlo davanti ai vostri amici e far loro osservare da vicino quello che state facendo. Però ora, guardate, si tratta di fare così. Vi serve questa. Una moneta che voi porrete qui. Poi chiudete tutte e tre le scatolette. Ecco, se la agitate, sentite che non c'è niente, eh? Anche in quest'altra non esiste moneta. La moneta è qui, la potete sentire. Ce l'avete messa poco fa e tutti hanno visto. A questo punto io muoverò le scatole e ciò che dovete fare è concentrare l'attenzione sulla scatola dov'è la moneta. Ricordate? È qui, sentite? Attenzione, adesso mischierò le scatole. Avete visto? È qui, direte. Se non è in quella, allora è qui. E allora sarà in questa. Sì, è qui. Ovviamente si trova qua. Lo farò un'altra volta. Metterò un pezzetto di nastro, così potrete guardare con attenzione e non confondervi dal movimento veloce delle mie mani. Ora state ben attenti. Vedete? Dove si trova? È qui? Pare di no. Qui? No, non c'è. E com'è possibile? È un mistero. Come avrò fatto? Bene, alla fine vi svelo il segreto. Ma adesso abbiamo veramente un super mago. Ora cercate di divertirvi. Dalla Cecoslovacchia, Peter Krejcik.
Dall'Inghilterra, Ali Bongo. Siamo adesso sul palcoscenico di uno dei teatri del nostro Magic Club. Ebbene, non molti maghi sanno fare trucchi all'inverso e far impazzire gli osservatori. Però il famoso Dante sapeva fare questi tipi di trucchi. Diceva agli spettatori che stava per far vedere come prenderli in giro. Voltava loro le spalle e quindi agiva come se il pubblico stesse a guardarlo di lato. Loro vedevano una ragazza che stava dentro una scatola o che stava entrando nella scatola, ma quando arrivò per il mago il momento di far venire fuori la ragazza, nessuno riuscì a comprendere. Nessuno comprese come fosse un uomo a venire fuori ad un tratto. Non si potrà spiegare come il mago facesse, nessuno lo seppe mai. Non chiedetelo e non chiedete al prossimo mago i suoi trucchi. Dall'Inghilterra, Valerie. Dalla Germania, Peggy. Francia, Jean Senard. Thank you.
ancora dalla Francia, Jean Rigel.